questa gioia desidero augurare a tutti voi una santa e serena Pasqua del Signore Gesù. Abbiamo cantato questa notte l'Alleluia e l'Alleluia ci fa annunciare un'altra grande realtà. Cristo è risorto dalla morte, è risorto per tutti noi. E con Lui, fratelli e sorelle carissimi, siamo chiamati a risorgere tutti noi, perché la resurrezione non è semplicemente una bella filosofia o qualche cosa di grande, di bello da poter leggere in qualche libro di teologia. La resurrezione, fratelli e sorelle, è concretezza. Se noi permettiamo a Cristo di vivere la nostra vita e di vivere con la nostra vita. La resurrezione non è una volta l'anno. La resurrezione non è semplicemente la circostanza di un anno, di un giorno nel calendario, ma è realtà che possiamo sperimentare ogni giorno. Cristo continua a risorgere in un tempo come il nostro, fatto di guerre, di violenze, di persecuzioni. Cristo continua a risorgere, non si ferma, non dice mettiamoci in pausa e riprendiamo quando le cose vanno meglio. Cristo continua a risorgere e con questo vuole dirci che la speranza non è mai finita per un credente. Per chi crede la speranza non finisce mai, poiché Gesù risorto ci dà la speranza che l'uomo, se vuole, può cambiare. Vogliamo mettere tutto anche nel cuore della Vergine Maria, lei, la Regina dei Cieli, colei che è stata consolata dal suo figlio risorto dalla morte, possa consolare i nostri cuori con la sicura speranza che non siamo soli, ma che a combattere le battaglie della nostra vita c'è Cristo con noi e per noi. Auguri di una serena e santa Pasqua a voi e a tutte le vostre famiglie. Vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Auguri.